nella cultura ebraica il pranzo, dopo la preghiera nella sinagoga, assurgeva a un giorno di festa. Quindi il convito, il banchetto, significavano festa, solennità, e si invitavano naturalmente persone ragguardevoli. E ognuno cercava di accaparrarsi il primo posto. Non è una questione di posti, quello che Gesù vuole fare intenderci, ma è una questione di cuore. Se nel nostro cuore avvertiamo il bisogno di emergere sugli altri, è chiaro che noi cerchiamo di metterci alla luce, al posto d'onore, e potremmo ovviamente ricevere poi la delusione e l'umiliazione di dover cedere quel posto a persone ritenute più importanti di noi. Anche Gesù in questa circostanza viene invitato ad una mensa e lo racconta in modo parabolico. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto. E invece mettiti all'ultimo posto. Così avrai la consolazione e la segnalazione di accedere a un posto superiore e quindi di essere ragguardevole. Per noi questo è un linguaggio che potrebbe lasciarci indifferenti, ma in effetti è così. Anche quando noi organizziamo un incontro di Agape, cerchiamo sempre di metterci o con le persone ritenute più vicine a noi o in un posto in cui noi possiamo avere privilegio rispetto agli altri nel servizio. E questo non va neanche bene. Se noi pensiamo che il banchetto significa comunione e condivisione, allora tutti dobbiamo avere la disponibilità verso l'altro. Ecco perché Gesù dice testualmente: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, offri un banchetto invitando poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Quindi è il pranzo della provvidenza, della solidarietà, degli ultimi, degli affamati, di coloro che hanno veramente bisogno di una carezza di ristoro. Vedete come Gesù approfitta, partendo da una tradizione consolidata, per instaurare un nuovo modo di vivere e un nuovo modo di pensare la propria fede, la propria carità e la propria compassione. È importante, fratelli e sorelle, che noi entriamo in questa dinamica evangelica. Capisco che non è semplice. I tempi cominciano a diventare sempre più problematici. Ci sono tanti campanelli di allarme su un aumento continuo e costante, progressivo, di coloro che detengono il potere, di coloro che gestiscono delle risorse alimentari, energetiche, di riscaldamento, eccetera.
e nessuno sembra volerli fermare. Certo, la guerra c'entra, ma già queste cose erano iniziate prima. È una politica utilitaristica. Gesù invece ci insegna una solidarietà tesa a considerarci veramente appartenente al regno di Dio, dove tutti siamo fratelli e sorelle, con attenzione e sensibilità verso coloro che soffrono più di noi, in modo che con la sofferenza possiamo aprire di più il cuore e con mitezza, con affabilità, possiamo manifestare la nostra vera vicinanza. Perché più noi siamo umani, più lo spirito ha la possibilità di farci volare nell'amore, con l'amore e per l'amore. Dice San Paolo: voi vi siete accostati al Monte Siano, alla città di Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, alla adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti, cui i nomi sono scritti già nei cieli. Quando avverrà questo? Fratelli e sorelle, qui, adesso, nel momento in cui noi dimostriamo disponibilità verso la parola di Dio e apertura della nostra vita perché la parola di Dio possa fecondarla di quei valori e di quelle virtù che ci rendono figli di Dio, fratelli e sorelle, con l'unica fede, l'unica speranza e l'unica carità. E allora questo è un banchetto veramente che prefigura il banchetto del cielo. Chiediamo a Maria che ci aiuti a guardare Gesù con gli occhi sinceri del cuore. E imitando lei impariamo a dire sì al Signore.